Rieccoci in studio con la seconda parte di Contatto Sport. Come promesso, andiamo a rivedere il post gara di Avellino Vicenza con le interviste. Dato che abbiamo sbagliato io l'atteggiamento tattico della squadra in mezzo al campo, ci sono troppi spazi, abbiamo preso dei gol brutti e nel momento migliore forse abbiamo sbagliato anche noi qualcosa di troppo. Dopo l'1-1 sembrava che facessimo noi partita. Noi la vediamo quasi con gli occhi lucidi, ce le fa davvero special. Sono situazioni che fa male vedere i miei calciatori, fa male per la piazza che chiaramente ci ha sostenuto e non merita di vedere l'Avellino così male. Quindi c'è una grande delusione, c'è una grande amarezza e chi ci tiene un pochino a questo lo sente dentro fisicamente. In questo momento sto causando tanta delusione, tanta così, sofferenza interna. La partita da dimenticare, la partita iniziata male, finita peggio. Siamo consapevoli della disfatta, come hai detto tu, di oggi, perché abbiamo commesso tanti errori. E bisogna fare quadrato perché la classifica dice questo e noi ce l'abbiamo nel nostro DNA e ci rialzeremo al più presto. Fa male, però come dopo le vittorie o come nelle sconfitte, dico, è acqua passata, ci rialzeremo e guardiamo avanti. Queste le interviste raccolte a caldo negli spogliatoi del Partenio Lombardi, in particolar modo le dichiarazioni di mister Attilio Tessera, che in questi giorni hanno fatto il giro del web sui vari social network, sono state riprese da tantissimi tifosi, anche da parte di alcuni organi di informazione, che ovviamente ringraziamo come sempre per aver citato la fonte. Sono dichiarazioni che a me personalmente hanno fatto molto effetto, soprattutto ha fatto molto effetto questa reazione da parte del tecnico biancoverde. Sono sincero, ero partito con l'intenzione di rivolgere tante domande squisitamente tecniche, tattiche, che a mister Attilio Tessera, perché forse si è capito, io dalla prima giornata di campionato già a Salerno ho messo in dubbio alcune decisioni e soprattutto l'atteggiamento tattico di questa Avellino e quindi da parte del tecnico biancoverde. Però quando di fronte ti trovi una persona con le lacrime agli occhi, una persona di una certa caratura, di un'esperienza notevole, a quel punto alzi le mani e dici: forse qui ti trovi di fronte davvero una persona che è in grado di poter anche far risollevare le sorti di questo club. All'inizio, quando Tessera è stato ingaggiato dall'Avellino, ho contattato tanti amici nel mondo del calcio, tutti mi hanno sempre detto: Tessera è una bravissima persona, è una persona che non ha nemici nel mondo del calcio. E già qui mi sono un po' fermato e ho detto: caspita, come si fa, Bruno? Come si fa a non avere nemici nel mondo del calcio, che è un mondo così particolare, vuoi per il calciomercato, vuoi per i contratti, vuoi per i soldi che girano, è difficile avere delle... non avere nemici. Amici può darsi che riesce anche ad averli, ma soprattutto ad unire delle piazze. L'atteggiamento di Tessera come persona è stato evidente sotto gli occhi di tutti, e soprattutto, Bruno, io, per quanto io ho 31 anni, non ho questa grandissima esperienza, però fortunatamente faccio il giornalista da 15 anni, non ho mai visto un allenatore a fine gara versare lacrime di sofferenza. Quello che ha detto lui, provo una sofferenza interna, e soprattutto non ho mai visto un allenatore ammettere i propri errori in maniera così palese, evidente. Ma che Tessera sia una persona per bene, una persona corretta, nessuno lo mette in dubbio, nessuno, almeno io non ho mai dubitato sulla sua correttezza, sulla sua serietà professionale.
che gente non parla male, ma non mi pare che sia l'unica. C'è anche nel mondo del calcio così criticato, così brutto, così pieno di... Tu sei l'altra persona. No, io sono uno degli ultimi, ormai c'è qualcuno che lo telefona, non risponde più al telefono, quindi figurati se posso vivere più nel calcio, quindi non è questo il problema. E c'è un meccanismo che ci sono anche delle persone per bene, quindi poi ci sono quelli che ne approfittano e poi casomai non rispondono più al telefono, questo è il mondo del calcio, insomma. Però è chiaro che l'assunzione di responsabilità e l'amarezza del tecnico è visibile, su questo non c'è dubbio. Però come dirigente mi pongo anche un problema. Non vorrei che ci fosse una debolezza, cioè mi spiego meglio, non voglio essere assolutamente critico o offensivo, che va tutta la mia stima e il mio rispetto nei confronti di essere dello staff tecnico e di tutti i tesserati. Io allenatore ho la guida tecnica di una squadra, quindi ho un gruppo che deve comunque andare avanti. La partita si è persa, è andata male, ci sono delle responsabilità, però poi guai a fraintendere che questo sia un momento di debolezza, perché se questo fosse vero io come dirigente mi pongo un problema serio. Tu, io non lo so, non giudico, però infatti permettimi, scusa, la sua... giusto una precisazione. Noi abbiamo ovviamente sottolineato questo aspetto, perché noi siamo organi di informazione, proviamo a fare informazione e quindi abbiamo soprattutto reso ai tifosi che non ci hanno seguito in diretta, abbiamo sottolineato questo aspetto. Poi per i commenti appunto ce li siamo riservati per questa sera, ed io condivido quello che stai dicendo. Non vorrei essere frainteso, cioè non vorrei che, ripeto, io per la moglie sul piano umano, sul piano professionale, persone che ribadiscono, persone per bene, non ha nessuna discussione, si comporta professionalmente valido, si assume le sue responsabilità, Però la dirigente sportiva, secondo me non vorrei, perché poi conosco il mondo del calcio, conosco il mondo dello spogliatoio, dei calciatori, quindi non vorrei che poi questa potrebbe sembrare un'eventuale insicurezza e quindi gli altri forse, non dico se ne approfittano, ma fanno il loro gioco. Questa è una cosa da valutare con la massima attenzione, e quindi chi più degli addetti ai lavori, dei responsabili dell'US Avellino, che devono capire, devono penetrare su questa questione, che se poi è uno sfogo io ne prendo atto, per le modanze, tutta la mia solidarietà e la mia comprensione, sia come uomo che come tecnico, però come dirigente, ripeto, vorrei arrivare a fondo a capire qual è effettivamente la situazione. Riccardo, le lacrime di testa hanno spiazzato un po' tutti, però come anche diceva Domenico davanti al mister, ha detto bisogna scindere le due cose, cioè da una parte bisogna criticare le scelte dell'allenatore, dall'altra parte non si può rimanere indifferenti comunque ad un allenatore che dopo 50 minuti dal termine della partita, dopo un confronto probabilmente acceso all'interno degli spogliatoi, si presenta davanti alle telecamere in lacrime. Ci sono queste due cose sulla bilancia, anche quello che diceva Bruno, forse è un segno di debolezza anche questo di... Non vorrei che fosse, chiariamo la posizione, che poi conoscendo i giocatori c'è qualcuno che ne approfitta pure su certe cose in generale, quindi io ho detto forse. Sì, è chiaro. Se fosse. È un'analisi che assolutamente va fatta anche questa. Io vorrei sperare che ha esternato così la tensione accumulata durante la partita e nell'immediato dopo partita. Che fosse, come dire, una reazione, anche se non è apparsa particolarmente rabbiosa, però la cosa che mi farebbe preoccupare di più è se più che debolezza fosse una reazione di rassegnazione. Mi auguro che non sia questo. Poi
da un punto di vista umano ci sta che una reazione del genere possa spiazzare chiunque, qualunque interlocutore. Io credo che la migliore risposta la potremmo avere solo domenica pomeriggio. Io, per quanto mi senta di muovere delle critiche da un punto di vista tecnico per alcune scelte che insomma non sono apparse particolarmente vincenti, mi piace pensare però, ecco, che questo è il punto più basso toccato e da qui si possa solo risalire. Se così non fosse, sarebbe inutile attendere la fatidica decima giornata, così come ha detto il Presidente. Domenica ci vuole una reazione di carattere. La puoi anche perdere la partita a Livorno, perché ci sta che perdi la partita, ma ecco, come a caldo disse il Presidente, le partite si possono perdere, il problema è come le perdi. Se in campo ci vai ancora in maniera così a tratti svogliata, perché diciamocelo, la squadra a tratti è apparsa veramente senza un filo logico. Io ho visto dei momenti, mi sembrava che i calciatori giocassero ciascuno per conto proprio, cioè non facessero parte di una tattica. Allora tutto questo deve sparire subito con ovviamente il lavoro dell'allenatore, che si sfoga tutta la sua tensione dopo la partita, ma poi si rimbocca le maniche e cerca di rimettere in carreggiata la sua squadra. Se non dovessimo notare questo cambio di atteggiamento, di approccio alla gara, allora il discorso diventerebbe molto preoccupante. Scusami, io preferirei domenica giocare anche male, giocare brutto, ma vorrei qualche risultato, perché sennò, conoscendo un po' l'ambiente, conoscendo un po' la situazione, un'eventuale sconfitta lì mi preoccupa molto, devo essere. Certo. Quindi sarebbe molto meglio giocare male, fare male, anche in autorite, però portare un risultato, perché poi alla fine sono i numeri quelli che contano. Diciamo che andrebbe bene proprio come l'anno scorso, dove non meritavamo di vincere, ma poi l'ho visto l'anno scorso. Infatti, si giocò, mi sembra, 11:30, che io stavo a Grosseto, sì. E quindi venne a vedere la partita a Livorno, quindi mi ricordo benissimo, quindi me la ricordo la partita. Però dico, in questo momento bisogna fare risultato, il bel gioco, le cose, sì. Lo mettiamo da parte. Ma Bruno, io proprio a tal proposito volevo un attimo sapere la tua opinione, perché Leonardo si è soffermato nel commento ad inizio trasmissione su questa cattiveria agonistica. Anche io venerdì, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ho rivolto questa domanda a mister Attilio Tesser. Mister, al di là di un cambio di modulo, perché Ravellino non cambia atteggiamento? In che senso? Perché già, come ti ho detto, a Salerno era andato abbastanza pesante dal punto di vista delle critiche, perché io personalmente ho visto un Ravellino che pensava a giocare più con il fioretto piuttosto che con la spada. Siccome fra poco ascolteremo anche le pagelle, io ti chiedo, di cattiveria agonistica in questa prima parte della stagione, ho visto solo ed esclusivamente due giocatori far scoppiare il pallone, come si suole dire. Sono Arini, che l'anno scorso sappiamo tutti non è andato per il verso giusto, non ha fornito quelle prestazioni convincenti, e poi c'è un altro elemento che tu conosci molto bene, perché l'anno scorso era con te a Grosseto, e si chiama Biraschi. Questa cattiveria da parte di Arini e di Biraschi sono delle qualità dei singoli, oppure è un atteggiamento che Tesser è riuscito a far proiettare solo ed esclusivamente a due o tre calciatori? Ma guarda, io sarò molto critico, cioè io credo che, siccome veniamo da anni, diciamo, di belle cose, tutto ci è andato bene, tutti siamo stati bravi, non ultimo il playoff a Bologna, quindi alla fine tutte rose, tutti fiori. Io credo che è nato nel contesto generale di tutto e di tutti
un, non so se dire un lassismo generale oppure noi siamo. Quando scendi in campo e incominci ad avere questa presunzione, noi siamo, noi a Bologna si è fatto questo, all'ultimo secondo, c'è questa presunzione in linea generale che hai sfiorato all'ultimo secondo, perché ti facevi 3-3 castate, alla fine stavi... Allora, io non vorrei che questa valutazione di essere... o di essere stati coloro che hanno sfiorato la Serie A nell'ambiente generale sta creando qualche lassismo di troppo. Questa è la mia valutazione. Poi è chiaro, il singolo io subirà, quindi stai parlando dei calciatori, ma anche di livello generale, cioè il problema è il calciatore, il gruppo, l'atmosfera generale ha un contesto che ti porta a certe cose, perché il contesto va fatto a livello generale, per cui quando poi c'è una situazione molto larga, molto soft, vabbè, poi si fa perché 20 giorni fa, 3 mesi fa stavamo lì, quindi oggi tutto gli è dovuto, invece no, bisogna ritornare con i piedi per terra e dire noi incominciamo a conquistare prima la salvezza, poi andiamo avanti con l'inserimento nei 8, nei 10 dei playoff e poi ce la giochiamo. Ma se si parte dal concetto inverso, perché il 20 di giugno, dice, noi eravamo lì per fare la finale, mantenendo questa mentalità, beh, secondo me si rischia molto. Poi è chiaro, c'è un concetto fondamentale, la valutazione dei singoli. Io posso giudicare Piraschi, che l'ho recuperato, io sono la Costiga. Raccontaci un po' di Piraschi. La mia proprietà, proprio perché lui era a scadenza, gli aveva proposto il rinnovo del contratto, non il mio vulcanico presidente l'aveva messo fuori rosa, io purtroppo mi rendevo conto che era un giocatore che, io, ma anche parlando con i tecnici, parlando con lo staff, è che avevamo bisogno di un giocatore che lì la difesa, un ragazzo anche di 22-23 anni cui aveva l'esperienza e quella voglia, però la proprietà, il vulcanico presidente Camilli, siccome la stagione gli aveva, la stagione scorsa durante il periodo di giugno e luglio gli aveva offerto il rinnovo di contratto perché era scadenza, ma non ne volevano sapere assolutamente, allora decise di metterlo fuori rosa, insomma. Io però in quel caso ho avuto la possibilità di intervenire anche, diciamo, sotto un profilo energico del mio ruolo, perché mi rendevo conto che i tecnici ne parlavamo, ne discutevamo e sul lato sinistro avevamo un poco sclusitudine, cioè mentre l'avevamo in tribuna, l'avevamo a bordo campo un giocatore come questo. Quindi, poi sai, tra i vari discussioni, i vari contatti, le varie situazioni, alla fine e si è avuto la vigilia di inserirlo e di far fare la seconda parte del campionato in un certo modo, cioè molto, 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 molto alla grande. Per la verità, ormai i giochi erano già fatti, siamo andati anche di fargli fare il rinnovo, ma ormai il giocattolo si era rotto, per cui non c'erano più le condizioni. Però a noi ha dato un... da dopo dicembre che si è avuto la fase di rappacificazione, di valutazione, io ho fatto un grande lavoro per la verità, insieme anche ai tecnici, perché però sai, la proprietà anche lì, insomma, è che da valutare, un giocatore che sta 3 anni poi non rinnova, insomma, cioè che aveva anche mercato per la verità, però ecco, lì io conosco il soggetto che la grinta e la determinazione ci sta, io gli altri purtroppo non li conosco, non so dare un giudizio di merito perché non li ho avuto alle mie dipendenze, non li conosco, però anche, ripeto, il meccanismo di questo tutto va bene, tutto è andato bene, il lassismo generale porta delle situazioni così brutte. Ma detto questo, credo che alla fine ci sono le condizioni, siamo in tempo per poter recuperare, per poter metterci in gioco. Certo, la valutazione che si faceva ad agosto, a settembre, secondo, terzo, diamoci piangere, cominciamo a fare dei gradini alla volta, cominciamo a ricostruire, se vogliamo, questa strada, questo castello e andiamoci avanti. Poi sul fatto di svincolati, che mi pare che ho detto prima un tifoso, la Serie B come la Serie A e la Lega Pro
ormai c'è dei numeri, cioè la Lega A c'ha i 25, la lista dei 25, la Lega Pro c'ha la lista dei 24, la Lega B c'ha i 18 giocatori, poi c'è i 4 under, poi c'è i fedelissimi, ci sono dei meccanismi giuridici che da qualche anno le leghe ci pongono. Io non so onestamente se attualmente l'Avellino c'ha ancora o meno disponibilità di inserire nei 18 qualche giocatore svincolato, che anche questo andando Schiavon bisogna capire, con la spalla si è liberato, perciò dico, come under 21 tu ne puoi tesserare quante ne vuoi, non c'è provancia, l'apertura totale. Il problema è capire se devi prendere qualche giocatore svincolato di categoria, cioè di giocatore con gli attributi, quindi bisogna entrare nel famoso discorso di 18. Io non conosco la posizione della lista, se a 17 o a 18, però ci sono queste regole che vanno rispettate. Sara, ti chiedo di tenere in caldo i messaggi, appena rientreremo in studio dopo la pubblicità toccherà a te leggere i messaggi, c'è anche qualcuno diretto proprio al nostro Riccardo, dopo la pubblicità.